Torna Cortona fuori dal guscio, un progetto innovativo in cui tutta la classe vive in sintonia con un compagno disabile in un percorso di formazione sportiva che non crea disparità. L'anno scorso abbiamo aperto la strada primi in Italia a questo progetto di integrazione. Quest'anno sono 150 ragazzi che vengono a fare nuoto assieme ai propri compagni autistici. Questa cosa naturalmente non nasce a caso. Grazie al Comune di Cortona, alla scuola, al Comprensorio 1, alla Banca Popolare di Cortona, alla Virtus Buon Convento, alla TMA, a tanti soggetti che credono che l'inclusione è possibile, che non c'è metodo migliore che far stare i ragazzi con i propri pari, con gioco, con sport, con entusiasmo. E l'esperienza e le immagini che noi abbiamo visto l'anno scorso e che stiamo vedendo già quest'anno sono incredibili. Bambini e ragazzi con disabilità autistica o intellettiva, attraverso lo sport e grazie all'aiuto di un operatore specializzato TMA, sono così integrati una volta alla settimana con tutto il gruppo classe all'interno di normali corsi di scuola nuoto. L'idea è quella che si possa fare un'integrazione a tutti gli effetti, dove il bambino fa esattamente le cose insieme agli altri. Ovviamente ha un operatore che è formato con il metodo TMA Caputo Ippolito, proprio terapia multisistemica in acqua, perché possa fungere da mediatore tra, diciamo, il bambino con difficoltà e il mondo esterno. Sono circa 150 i bambini delle scuole elementari e medie del territorio coinvolti nel progetto. Ci spinge il fatto che ci sono dei risultati sia a livello didattico che a livello, come dire, sanitario, importantissimi sia per i bambini speciali che per gli altri, che per i compagni di classe. E anche a livello di socializzazione è un progetto validissimo. E questo ci spinge a impegnarci, a trovare le risorse, a sacrificarci come insegnanti per portarlo avanti.